Torniamo a parlare di Project X Cloud. A distanza di un anno, il servizio di cloud gaming di Microsoft si è evoluto, diventando parte integrante del Game Pass. E ora che iniziamo ad affacciarci all'era del cloud gaming, torniamo a provare il servizio. Questo è il canale di Tech Games Italia, io vi auguro una buona visione e vi invito a lasciare un like o iscrivervi al canale. Ok ragazzi, allora ci troviamo di fronte alla schermata principale del servizio. Questa è la dashboard dove comunque, cioè dove troviamo tutto l'elenco di Xbox Game Pass. Un'altra cosa che volevo dirvi è: se voi non avete un abbonamento Xbox Game Pass ma avete un account Microsoft, è possibile giocare i free to play tipo Fortnite in maniera del tutto gratuita, quindi voi vi create direttamente subito un account Microsoft. Se non ce l'avete, accedete qui al servizio www.xbox.com/play e avviate i giochi free to play tipo Fortnite senza pagare nessun abbonamento. Questo funziona anche da smartphone, per chi non lo sapesse, e da quest'anno le nuove TV Samsung, i modelli 2022, supporteranno cioè sarà preinstallata l'applicazione Xbox, quindi potrete giocare tutto il catalogo Game Pass volendo direttamente sulla Smart TV. Voi collegate il controller e via, giocate. Adesso, a distanza di un anno, voglio farvi vedere come è cambiato il servizio. L'anno scorso, l'ultima volta, mi pare che avevamo provato Dirt 5, non ricordo, comunque avevamo fatto un altro test per vedere se era stato migliorato ancora, e oggi ritorniamo qui a rivalutare il servizio. Io ho controllato, cioè ho collegato il controller col cavo al mio PC senza scheda madre, cioè senza scheda video, quindi cioè usa la scheda video integrata nel processore, quindi un PC normale, non potentissimo. E noi adesso andiamo a provare la campagna di Halo Infinite e poi ci faremo una partita nel multiplayer. Che dice qua? Potresti riscontrare problemi di gioco. Addio. Come mai? Continua comunque. Io c'ho la fibra con 50 massimo 60 megabits in download e 20 fissi, dicevo, in upload. Premiamo F11 per la modalità schermo intero. Microsoft consiglia di utilizzare il suo browser Microsoft Edge, ma vabbè, questo lo fanno, cioè mi pare anche ovvio che sponsorizzi il proprio browser, però comunque il servizio funziona bene anche su Google Chrome. Ok, quindi proviamo la campagna, facciamo continua, tanto non... Cioè, inutile che vi spoilerò la storia, comunque lasciamo perdere, va. Facciamo continua e vediamo un po' come si comporta, almeno se riusciamo a giocare. La qualità dell'immagine non è malvagia, comunque, vi dico già da ora. Ora non lo so se poi con la compressione di YouTube non si nota, però... Cioè non è nativa, si vede che comunque è uno streaming. Cioè oddio, non si vede che è uno streaming, ma si vede che è leggermente più bassa rispetto al monitor. Là. Non so se riesco a farvi vedere. Oh, vabbè, la mia webcam non è il massimo, quindi magari non lo so che risultato avrà questo video, però vi assicuro, se vi fidate, che è istantaneo.
Cioè, comunque si riesce a giocare tranquillamente, senza nessun tipo di problema. Cioè, io ricordo l'anno scorso, un'altra cosa che è migliorata e che non noto qui, cioè a distanza di un anno non noto, è tipo quella linea che ogni tanto partiva dall'alto verso il basso, che aggiornava l'immagine. Ecco, non noto quella. Cioè, si nota che comunque hanno fatto tanti miglioramenti. Per chi non ha una console, un PC decente, ragazzi, è oro. Cioè, ovviamente parlo dell'accoppiata col Game Pass, eh. Perché poi è ovvio che c'è anche Stadia, che da quello che so funziona meglio a livello di streaming, cioè a livello di cloud gaming. Stadia supporta anche il 4K, 60 frame, a detta loro. Io non l'ho provato, però qui è un massimo di un full, cioè massimo un full HD 60 frame per secondo, però è giocabilissimo. Non c'è nessun altro qui da ammazzare. Vabbè. Non c'è nessuno. La desolazione. E se riesco a trovare un posto più affollato, magari. Ecco qua. Siamo qua. Facciamo un combattimento per prova, vediamo se... Perché il problema era anche la mira. Cioè c'era un input lag che non riuscivi bene a mirare bene, ecco. E io comunque non sto avendo grosse difficoltà a mirare. Vabbè, qua si era un attimino impallato il gioco. Ripeto, aspetta, preciso che comunque... Dove stiamo andando, Chief? Dicevo, si consideri coperto. Non è come giocare in locale. Perché in locale lo noti, cioè noti la reattività. Però è comunque giocabile. Cioè per essere un in streaming, ricordo che comunque anche in beta è abbastanza giocabile. Allora, io non trovo nessuno. Quindi, no, che sto facendo? Adesso facciamo una prova nel multiplayer. Ci facciamo una partita nel multiplayer, vediamo un po'... contro altri giocatori se riusciamo a competere in maniera decente. C'è anche l'evento. Comunque, per ora si nota che hanno, cioè, forse l'ho già detto, ma si nota che hanno migliorato tanto. Io comunque adesso attualmente ci sono altre persone in casa che stanno guardando un film in 4K sulla TV, quindi comunque la linea non è libera. E nonostante ciò, comunque, il servizio sta funzionando abbastanza bene, non...
seppur non in maniera perfetta, però è giocabile. Cioè, se io mi immagino di non avere una console, di non avere un PC decente per cui per giocare, comunque è una cosa figa. Per favore, conquista più zone. 3 zone in arrivo. Comunque in multiplayer credo che sia anche la prova del 9. Per farvi capire che comunque ci si riesce a giocare in maniera... Le azioni dell'armeria messaia si intendono. Vabbè. Io comunque faccio veramente pietà nel multiplayer. Cioè, nel senso... Non sono un campione ai livelli. Quindi partiamo anche da questo presupposto. Però ragazzi, comunque si riesce a giocare anche in multiplayer. È vero che stiamo pingando 1-2 perché comunque siamo sui server di Microsoft. Quindi non... Che forse è anche un vantaggio questo, addirittura, dato che non pigliamo tipo 40-50 come magari può pingare una persona normale, cioè normale, in modo normale, va, da console o da PC. Perché comunque stiamo giocando su un server potente. Cioè il server che ci trasmette l'immagine. Adesso leggermente comunque sto notando, se ve lo dico, sto... Stavo... cioè aveva un attimino qualche ritardo nella visuale. Cioè nei movimenti. Ogni tanto sì. Qui si nota un po' di incertezza. Siamo in deficit. Non so perché l'ho buttata, ma vabbè. Tre zone in arrivo. Ragazzi. Boh, non è che perché ho fatto la kill, però. Si può giocare senza problemi. Tre zone in arrivo. Qua si era bloccato. Qua non ho girato. Ragazzi, ho girato. Cioè, ho mosso la levetta e ha avuto un ritardo. Abbiamo tolto di mezzo i loro scudi. Ovviamente non credete di poter competere in maniera seria giocando col Cloud, eh? Perché comunque ogni tanto ci sono rallentamenti. Da usare a distanza ravvicinata. Tre zone in arrivo. Però magari, ripeto, questo può dipendere dal fatto che in questo momento in casa stanno guardando un video in 4K in streaming su Prime Video, quindi può essere, può dipendere anche da quello. Non è detto. Che magari, sai, la linea libera non ci sarà nessun problema. Cioè potrebbe non esserci nessun problema. Questo non lo so. Faremo anche un test magari più in là. Però purtroppo in questo momento non posso fare un test. Però comunque nemica vicina alla vittoria. Cioè non posso andare lì a cacciare queste persone, ecco. Il nemico
zone in arrivo. O magari dopo questa partita facciamo una prova su Forza Horizon. E poi basta, ragazzi. Credo che come prova ci sta. Ok. Allora, per uscire basta andare qui in alto a destra, tre puntini, esci dal gioco. Non è il momento di valutare, vabbè, di lasciare un feedback, una cosa veloce, poi magari lo lascio dopo. Ecco, infatti comunque ragazzi, qua mi dice che ci sono problemi sulla rete. Potresti riscontrare riduzioni della qualità o problemi di gioco, quindi secondo me è quello. Però comunque, nonostante ciò, siamo riusciti a giocare. Comunque era giocabile, va. Non era, come a dire, pessimo. Era abbastanza buono. La qualità dell'immagine non è perfetta, però è buona. Tenendo in considerazione che si tratta di uno streaming, non è un gioco in locale, ecco. Il gioco comunque l'ha caricato velocemente, cioè i caricamenti sono veloci. Ecco. Ecco il primo problema. È bello rivederti, Cobra. L'immagine adesso si è sgranata. Appena possibile, fare inversione a... no, raga. No. Purtroppo in questo momento non ne posso fare a meno, cioè non posso fare altrimenti, dato che... Tra 200 metri, gira a destra. La rete non è libera. No. Però l'auto si controlla abbastanza bene. Cioè, al di là della qualità dell'immagine, che ora si vede abbastanza sgranato, l'input lag è assente qui. Cioè, si riesce a guidare molto bene. Non so se si nota da qui. Però a questo punto io direi di stopparci qua. E magari proviamo, cioè farò un altro video con la rete completamente libera, perché è anche inutile, proprio anche da vedere in questo caso, anche se ora pare che si sia stabilizzato un attimo. No, scherzavo. Comunque ragazzi, questo è il... questo è quanto. Il servizio funziona, è giocabile per chi non ha una console. Comunque si tratta di un servizio figo, molto figo. Però come avete visto, ogni tanto, però ripeto, io ho in casa in questo momento, c'ho persone che stanno guardando in streaming un film in 4K, quindi può essere anche da quello, anche perché ci ha anche avvisato che potremmo riscontrare problemi, quindi effettivamente ci ha anche avvisato. Si tratta di una beta, però concludendo, a parte questo difetto che abbiamo visto su Forza Horizon, il servizio è migliorato tanto, ma tanto tanto, quindi
farò anche un altro video, magari faremo un altro test con la rete libera, sicuramente. Per ora è tutto e ora lascio la parola a voi nello spazio dedicato ai commenti.